Prego. Luciano, buonasera. Sì. Ti senti di recriminare qualcosa, di fare anche tu un po' di mea culpa, nonostante la grandissima prestazione che avete fatto? Forse una delle migliori. Avete dimostrato. Cerca di essere più preciso, perché così ti rispondo. Puoi dirmi quello che vuoi, non aver paura. Ma col microfono. Va bene, i cambi sono sicuramente sbagliati, perché hanno avuto questo esito qui, e quando hanno l'esito di non migliorare le cose e di peggiorarle, sono scambiati. E ne pago le conseguenze io, stai tranquillo. Prego, un'altra domanda. Sì, buonasera mister, è difficile analizzare questa partita senza parlare di episodi, perché del primo tempo 11 contro 10 la condizione, ecco, ne abbiamo visti tanti, io però ne voglio scegliere uno perché dalla tribuna stampa è stato quello che mi è parso più netto e lei era anche di fronte, quello quando Pjanic sull'1-1 al tredicesimo del secondo tempo salta sopra Rafinha, è difficile non considerarlo da ammonizione, ecco, volevo chiederle frontalmente lei come l'ha visto e se poi ci può dire invece a fine partita, almeno io non ho ben capito, Perisic, Icardi, chi avevate deciso insomma di sostituire perché poi è cambiato. Sì, grazie. Sì, è vero. Quello lì rivedendolo poi in televisione, perché dal campo sì, si è avuto la sensazione che fosse ammonizione, rivedendolo in televisione poi come si farebbe al VAR è da ammonizione, per cui quella è, non lo so come mai non l'ha ammonito, però quella lì è un fallo da ammonizione. La sostituzione, volevo sostituire Ivan, che aveva chiesto il cambio, poi ha detto poteva restare, siccome mancano 5 minuti e poi c'è gli altri 5 minuti e bisogna fare a quel momento lì una partita difensiva, bisogna fare una partita di ripartenza dove c'è da giocare, da fare soprattutto il trequartista lì, perché bisogna non permettergli questo giro palla linea sulla tre quarti, che ci portano palla e ci costringono a sterzare tutta la squadra a destra e tutta la squadra a sinistra, dove poi il fardello della roba dell'inferiorità numerica per tutta la partita tu lo vieni a pagare negli ultimi 10 minuti, è sempre così, tu non te ne accorgi fino a quello che hai fatto fino a 7-8 minuti dalla fine, nei 5 minuti finali, nei 6 o 7 di ci paghi tutto di quello che è stato poi la gestione fatta bene della partita del secondo tempo, insomma del secondo tempo, ma anche del primo tempo a lunghi tratti. Nel primo tempo non ce l'abbiamo fatta stare corti e si saliva poco e si rischiava poco come linea difensiva, invece c'era sempre da scalare, da andare a finire sempre uno contro uno. Il difficile è dove si va poi a scalare per andare in avanti, dove si fa questa forzatura, se a destra, se a sinistra o se centrale, e bisogna scegliere da dove loro poi gestiscono la palla, che non si decide da attaccare, lì c'è la scalata, però poi c'è un'intesa da avere. Nel primo tempo le cose sono state più difficili, si rimaneva sempre a 4, insomma hanno tenuto la squadra cortissima e sono sempre riusciti a scalare in avanti, però tu rischi la palla dietro le spalle, come c'è stato un paio che può essere recuperato con affanno, perché la palla che ti giocano dietro le spalle ti dà la difficoltà del campo aperto e della rincorsa lunga dopo che ti ha fatto fatica, e bisogna riuscire ad essere perfetti in quel caso lì di fare quel recupero, perché sennò tu rischi di molto, ecco. Qui a destra. Salve mister. Siccome anche in TV ha detto una sconfitta un po' imposta, è stato troppo ottimista ieri in conferenza stampa quando a precisa domanda era convinto della bontà dell'azione, Orsato non ci crea. Io non volevo riferirmi a Orsato dell'imposizione, ragazzi, sennò si fa sempre un po' imposta, nel senso imposta anche dalla casualità del secondo tempo, non di Orsato. Orsato secondo me è un grande arbitro, come poi è andato a vedere l'episodio, e
noi sempre secondo me si sta lavorando bene da un punto di vista di direttori di gara, di quello che è una gestione di crescita, di professionalità. Secondo me lavorano, io li vedo e qualcheduno lo conosco anche, a me sembra ci sia un'intenzione di andare ad avere meno episodi possibili dove poi si vada a creare confusione, ecco. Però la seconda ammonizione di Fiani c'è lì, insomma, ecco. Ma io mi riferivo anche al secondo gol, perché deve picchiare sul fianco e deve andare dentro una palla che lui è andato a raccattare perché non uscisse dal fondo, è andato a metterla sperando che non gli fosse andata fuori, non è che è andata a raccattarla proprio per metterla, più che altro intanto la tengo in campo e poi va a finire che diventa questo gol rocambolesco, insomma, imposta anche dalla casualità, volevo dire, non solo dalla direzione di gara. Tutto sport? Abbiamo visto a fine partita l'HM di Cardi, comunque penso che nello spogliatoio il clima fosse pesante per il dispiacere. Volevo chiederle se in questa settimana verso Udine doveva fare anche, più che l'allenatore, anche lo psicologo, per magari fare in modo che non ci sia troppo forte il contraccolpo per questa sconfitta arrivata proprio quando nessuno se l'aspettava più. Se ho fatto anche psicologia a scuola, però il discorso è che a fare questo lavoro qui ci si parla dalla mattina alla sera, quando si arriva si fanno le riunioni prima dell'allenamento, si va a cercare di analizzare quelli che sono gli episodi, i successi e poi a dire le conclusioni di quello che in maniera più corretta e più vera possibile. È chiaro che poi ci sono dei risultati che vengono fuori da partite come quella di oggi, dove ti creano difficoltà per il raggiungimento, per la lotta di un obiettivo e via dicendo. È tutto l'anno che sei lì a fare una certa cosa, a farla anche con professionalità e con amore, poi diventa un fardello che ti deve portare sul groppone abbastanza pesante, ecco. Per cui ora ci sarà da vedere, tu passi la nottata intanto, perché devi scegliere dove passare la nottata, e poi da domani comincia a tentare di riorganizzare qualche discorso, ma le orecchie non sono molto, molto disponibili a ricevere, cioè quello che è il risultato della partita e quello che è l'andamento degli episodi che te l'hanno determinata e che te l'hanno un pochettino spinta questo risultato. L'ultima, qui. Sì, buonasera mister. Considerando che l'Inter ha giocato una partita questa sera, cosa che può mancare all'Inter evidentemente o eventualmente per crederci fino alla fine, un pochino come è nel DNA della Juventus, credere fino alla fine di non morire mai. Secondo me quest'Inter dovrebbe avere questo, perché poi mi sembra che come completezza di squadra c'è, poi posso anche sbagliare come valutazione. Grazie. Sì, no, è l'accostamento alla Juventus che mi garba po', nel senso che noi sia da noi non dartela mai vinta. Non è che si vada a vedere il comportamento della Juventus, prenderlo per esempio, ecco, si ha un nostro modo di lavorare, un nostro modo di gestire, e si pensa sia anche meglio di quello della Juventus, senta un po' come siamo fatti. Però è chiaro che poi loro hanno vinto tante cose, 6 anni che vincono il campionato, noi siamo in un momento dove c'è da rifare ordine su delle cose, e per quello che è stato lo sforzo e per quello che è stato l'impegno in questa stagione qui, secondo me ce lo meritavamo di poter fare qualche risultato in più e toglierci qualche soddisfazione di arrivare poi fino all'ultima partita a giocarci
la possibilità di entrare in Champions, ecco. Per cui si continua a fare in questa maniera qui, però è un po' più duro e più difficile, ma le prove, i modi si fanno, le prove le facciamo tutte e i modi ce l'abbiamo come quelli della Juventus. Buonasera.